Oggi vi voglio parlare dei gruppi politici al Parlamento europeo. In ogni Parlamento ci sono i partiti politici, ovviamente, ovvero gli eletti aderenti a un determinato partito, ma anche i gruppi politici, che sono composti dai deputati di determinati partiti che si mettono insieme condividendo ovviamente determinati valori. Nel caso del Parlamento europeo, questi gruppi politici sono particolari, nel senso sono composti da partiti diversi, ma anche di delegazioni nazionali diverse, ovvero di tutti e 27 i Paesi membri. Vi sono attualmente 7 gruppi politici al Parlamento europeo. In ordine di grandezza c'è prima il Partito Popolare Europeo, la centrodestra, poi l'Alleanza Progressista di Socialisti e Democratici, il centrosinistra, i Liberali di Renew, il Gruppo dei Verdi, il Gruppo dei Conservatori e Riformisti, che stanno più a destra, il Gruppo Identità e Democrazia, che sta ancora più a destra, e poi dall'altra parte il Gruppo della Sinistra Europea. Per formare un nuovo gruppo politico o per riconfermarne uno vecchio ci sono delle regole precise, ovvero almeno 23 eurodeputati che rappresentino 7 partiti diversi in 7 paesi diversi. Vedete, fare parte di un gruppo politico al Parlamento europeo non è soltanto una questione di politica, di etichetta, ma è fondamentale per il potere, per la capacità di lavoro che gli eurodeputati possono avere nel corso della loro legislatura. Fare parte di un gruppo politico vuol dire poter partecipare attivamente ai vari passaggi legislativi, che sono tanti e complessissimi in Europa, che portano alla fine a delle leggi, ovvero a delle direttive o regolamenti. Questo perché l'assegnazione di ruoli, come possono essere i responsabili di certi dossier, i co-responsabili, il tempo di parola e tanto altro, è attribuito ai diversi gruppi politici con un sistema molto complesso che si chiama DONT e che sostanzialmente funziona in proporzione alla grandezza e all'importanza di questi gruppi politici. Insomma, più grande un gruppo è, più potere politico e di intervento hanno i suoi eurodeputati sui dossier, cioè ovvero sulle cose concrete che vengono decise in Europa. Più piccolo gruppo, meno potere. Poi ci sono anche i deputati che fanno parte del cosiddetto gruppo dei non iscritti, ovvero degli eurodeputati di partiti che non hanno aderito o non sono stati voluti, attenzione, da nessun gruppo politico. Il loro peso in Europa, qui al Parlamento europeo, è molto residuale, perché appunto non hanno tecnicamente diritto a partecipare alla filiera legislativa. Ad oggi per l'Italia ne fanno parte i deputati del Movimento 5 Stelle, che per vari motivi di scelte politiche, di alleanze governative, di cambiamenti che hanno avuto, diciamo, nel corso della loro storia europea, non sono riusciti ad aderire in questa legislatura a nessun gruppo politico. Far parte di un gruppo politico è importante anche per delle risorse economiche che sono messe a disposizione di questi gruppi politici e che servono a pagare il personale, le missioni, gli studi e tanto altro. Ricordiamo, per quanto riguarda l'Italia, ad oggi dei popolari fa parte Forza Italia, dei socialisti democratici fa parte il Partito Democratico, dei conservatori e riformisti fa parte Fratelli d'Italia, di Identità e Democrazia fa parte la Lega, dei liberali fa parte Italia Viva e Azione. E come detto, il Movimento 5 Stelle è dei non iscritti. Stando ai sondaggi sulle prossime elezioni europee, la dimensione di questi gruppi politici potrebbe cambiare molto. Nel dettaglio, il gruppo dei conservatori e riformisti, ovvero il gruppo di Fratelli d'Italia, dovrebbe crescere considerevolmente, anche ma non solo grazie all'apporto italiano, e potrebbe diventare addirittura il terzo gruppo politico all'interno del Parlamento europeo, scalzando liberali e verdi. Un simile aumento del peso dei conservatori all'interno del Parlamento europeo cambia molto le regole e le carte in gioco, in quanto le intere alleanze che regolano il funzionamento del Parlamento europeo potrebbero cambiare, ovvero la classica alleanza tra socialisti e popolari, ovvero fra centrodestra e centrosinistra, che è sempre stata sostanzialmente in vigore da sempre qui al Parlamento europeo, potrebbe non bastare più per prendere determinate decisioni e i popolari potrebbero scegliere di girarsi a destra, interloquendo coi conservatori, e non solo, per prendere determinate decisioni, dimenticando quindi la parte più socialista, più di centrosinistra. Questo ovviamente però lo vedremo dopo le prossime elezioni, che ricordiamolo ancora una volta, saranno dal 6 al 9 di giugno.